Grazie Presidente. È davvero molto preoccupante il fatto che le regole democratiche fondamentali in quest'Aula purtroppo non vengano rispettate. Io intervengo per dichiarare il mio voto favorevole alla luce delle sue giustificazioni, Presidente, giustificazioni inadeguate, superficiali. Non mi resta che ribadire quello che ho già dichiarato stamattina nel mio intervento, e cioè che i sardi non possono assolutamente accettare che la criminalità organizzata si espanda ulteriormente nella nostra realtà. Una realtà fortemente indebolita da una profonda crisi economica e sociale. La mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni suggella fallimento politico, economico e morale, suo e della sua giunta. Presidente, lei con i suoi atti ha permesso la supremazia di un certo potere economico su quello politico e di certo non ha garantito gli interessi dei sardi. A prescindere dall'evoluzione dell'inchiesta giudiziaria, ai sardi che lei sino ad oggi rappresenta è dovuto un atto di coraggio e di orgoglio. Non ci sono alternative, Presidente. Io le consiglio che rassegni le dimissioni. Grazie.